le avanguardie in 3 minuti. Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, il decadentismo, la corrente letteraria che aveva monopolizzato gli ultimi decenni dell'Ottocento, entrò in crisi e si diffuse una nuova corrente letteraria che furono chiamate le avanguardie, con un termine tratto dal linguaggio militare francese che vuol dire avant-garde, guardare avanti. Le avanguardie furono fortemente innovative e attaccarono ferocemente tutto ciò che era stato scritto, pensato e dipinto precedentemente. Furono una totale, assoluta rottura col passato. Criticano la società borghese, i valori della società borghese, criticano fortemente il capitalismo. Le avanguardie in Europa furono tantissime, appunto si diffusero in tutta Europa. Abbiamo l'astrattismo, l'espressionismo, il dadaismo, il cubismo, e tutte queste avevano in comune che volevano rompere in maniera netta, come abbiamo già detto, con la tradizione classica e con il classicismo e con l'idea che l'arte dovesse imitare la natura. E infatti si diffuse un termine tratto, un'espressione tratta da Hegel, la morte dell'arte. E in Italia l'avanguardia più diffusa fu il futurismo. E il futurismo fu fondato da un poeta, un intellettuale italiano che si chiamava Filippo Tommaso Marinetti. E lui il 20 febbraio del 1909 pubblicò sulla rivista Le Figaro il manifesto del futurismo. E il manifesto del futurismo esaltava la macchina, il coraggio, la guerra veniva definita igiene del mondo, esaltava la forza, addirittura la macchina alla quale i futuristi dedicavano alcune poesie veniva definita più bella della Nike di Samotracia. Vabbè, ovviamente lasciamo perdere. Dal punto di vista letterario, le avanguardie, in un altro manifesto pubblicato sempre sulle Figaro qualche anno dopo, in particolare il futurismo, abolisce gli aggettivi, gli avverbi, il verbo viene messo all'infinito, abolisce la punteggiatura, abolisce anche alcune regole grammaticali, addirittura arriva a mettere nelle loro poesie le parole non né su rigo in maniera ordinata, ma a chiocciola o disposte in maniera così a caso, proprio perché venivano chiamate parole in libertà. Queste avanguardie entrarono profondamente in crisi e furono abbandonate subito dopo la Prima Guerra Mondiale, perché il panorama politico letterario era cambiato e infatti si arrivò ad una nuova corrente letteraria che fu definita Ritorno all'Ordine e le avanguardie furono abbandonate. Se vi interessa, seguitemi su YouTube, nel mio canale YouTube, Le Lezioni di Adriano Di Gregorio. Ciao a tutti!